È terminato il primo tempo tra Mazembe ed Uruguay, risultato di 1-0 per l'Uruguay. Allo scadere del primo tempo parliamo con qualche giocatore, i ragazzi in maglia scura del Mazembe. Numero 9, cognome, ricordamelo. Santilla, un primo tempo abbastanza incolore. È arrivato questo gol allo scadere, peccato perché forse il pareggio era stato più giusto. Sì, però loro sono stati più bravi. Cosa bisogna fare per rimontare questa gara? Fare gol. Bocca al lupo per la ripresa. Adesso parliamo con qualche elemento dell'Uruguay. L'attaccante dell'Uruguay che sta facendo reparto da solo, qualche domanda? Oh, nessuna, solo brutta figura. Non è vero. Un buon primo tempo da parte dell'Uruguay. Cosa bisogna fare? Bisogna che segniamo. È arrivato questo gol nel finale di primo tempo. Cosa pensi? Come sta giocando la tua squadra? Stiamo giocando bene, ho calciato più volte, il portiere ha parato, penso che riusciamo a portare in campo. Va bene, buon secondo tempo, a dopo per la sintesi della ripresa. Siamo nel post partita del match Mazembe Uruguay, hanno vinto i ragazzi in maglia azzurra per 2-0, migliore in campo Valentino, difensore centrale che ha sbloccato la gara nel primo tempo, mentre per gli avversari c'è Perna, anche lui difensore. È stata una partita dove le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari, infatti il risultato di 2-0 lo spiega chiaramente. Tu hai fatto un'ottima partita, anche la tua squadra, è mancato la finalizzazione. Sì, siamo stati abbastanza sfortunati, abbiamo preso due pali, uno all'inizio, uno alla fine. Poi qualche errore a difesa ci ha condizionato e quindi abbiamo preso questi due gol in maniera anche abbastanza sfortunata. Ne prendiamo atto e cercheremo di fare meglio la prossima. La vostra squadra è nata da poco oppure vi conoscete già da tempo? Noi è la prima volta, il primo turno, e comunque come gruppo giochiamo insieme, quindi essendo anche la prima partita bisogna alleare un po' i nuovi, ci dobbiamo un po' amalgamare e cercare di fare meglio. Va bene, Perna, vuoi fare un saluto? Un saluto alla squadra, in bocca al lupo a tutti per il torneo. Va bene, salutiamo il difensore e adesso parliamo con Valentino, difensore di grande esperienza, anche se hai giocato con ragazzi molto più giovani di te, te la sei cavata alla grande e sei stato anche decisivo col gol che ha sbloccato la gara. È stata fatta una bella partita da tutta la squadra e abbiamo giocato bene, anche se era la prima volta che insieme a due o tre componenti che giocavamo per la prima volta insieme. Eravamo due o tre di noi che comunque già abbiamo giocato insieme, e questa qua c'erano altri due o tre che erano appena inseriti, però abbiamo fatto un'ottima partita. E è stata dura perché comunque la squadra avversaria, sì, è stata una bella partita. Un ottimo Uruguay che nel finale poteva dilagare, avete sbagliato 3-4 contropiedi importanti. Poi sì, Raffaele Battaglia che ne poteva fare qualcuno in più. Sì, ne poteva fare qualcuno in più. Durante e alla fine della partita, però ci stava. Quindi primi 3 punti per l'Uruguay e adesso vuoi fare una dedica particolare per questa tua splendida prestazione? A tutta la nostra squadra che comunque abbiamo dato l'anima tutti quanti in mezzo al campo. Va bene, salutiamo Valentino e gli amici dell'Uruguay. Ciao ragazzi. Ciao.